Un attimo, signor Presidente, abbia pazienza. Allora qua siamo in presenza di una vicenda, evidentemente, di un processo che non è un polverone, è una fangaia. Ieri sera, rilasciando un'intervista a giornalista della Repubblica, ho detto: stasera Provenzano e Riina brinderanno ad Ingroia, che poi li porta in processo assieme a Mannino, che ha buttato fuori Ciancimino dalla Democrazia Cristiana, a Mori e a Subranni, che l'hanno arrestato. Signor Presidente, è duopo sempre manifestare solidarietà nei confronti dei magistrati. Ingroia rifà un processo. Le devo chiedere di chiudere. Sì, ho concluso. E lo dedica a Borsellino. Io, signor Presidente, non ho mai parlato dei miei rapporti personali, né con Borsellino né con Falcone. Basterebbe dire che appartenevamo allo stesso anno, allo stesso corso in giurisprudenza. Vorrei ricordare, sorridendo, ad Ingroia, che si presenta come delfino di Borsellino, che certamente Borsellino lo stimava, ma che non sopportava che Ingroia, nel suo ufficio, al posto del crocefisso, ma cosa c'entra il crocefisso, o del Presidente della Repubblica del tempo, ci tenesse Che Guevara. Va bene, la devo chiedere. Ci tenesse Che Guevara. Onorevole Mannino. Allora Ingroia è un politico che va in giro. Le devo chiedere di chiudere. Si serve di quel processo. Grazie. Il ministro. Grazie, onorevole Mannino.